Un'economia come la nostra si mantiene su un sentiero di crescita stabile se le imprese sono in grado di investire e se sono in grado di far evolvere rapidamente i propri modelli di attività in funzione dei cambiamenti nella domanda, nella tecnologia e nella disponibilità di risorse. Nell'esperienza degli ultimi decenni della nostra economia questa capacità è stata in complesso limitata. Le difficoltà di crescita sono state esacerbate dalla doppia recessione che ha fatto seguito alla crisi finanziaria globale e tra il 2007 e il 2013, è stato osservato, gli investimenti hanno subito un calo del 30%, sono ancora largamente inferiori al livello pre-crisi. Il calo degli investimenti privati, al quale si è accompagnato quello non meno grave degli investimenti in infrastrutture e altre opere pubbliche, ha reso manifesta la difficoltà del nostro sistema produttivo di rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione, dalla straordinaria affermazione delle nuove tecnologie e dagli andamenti demografici. In ultima istanza, il motore dello sviluppo di un'economia è dato dalla propensione delle imprese a crescere e a innovare. A tale fine è fondamentale assicurare che le imprese operino in un contesto macroeconomico favorevole, in termini di livello di pressione fiscale, di funzionamento del mercato del lavoro, di disponibilità di infrastrutture e di efficienza della pubblica amministrazione. Il contesto deve essere un contesto nel quale fare impresa è qualcosa di non impossibile.